C'è un'area diversa in centro storico a Vicenza il mercoledì. Nelle vicinanze di una decina di locali si esibiscono dal vivo band musicali di vario genere per intrattenere e invogliare il pubblico a frequentare le vie e le piazze, offrendo un mix inedito di colonne sonore. Sono i mercoledì di Palladio e Pigafetta, un'iniziativa sostenuta dall'amministrazione comunale. È un'offerta che non riguarderà semplicemente i clienti di ciascun esercizio pubblico che ha dato la disponibilità a ospitare queste band, sono concertini dal vivo piuttosto che DJ set, ma riguarderà anche i passati, soprattutto in centro storico. Sulla musica vogliamo investire tantissimo in quella che deve essere l'estate della ripartenza della nostra città. Abbiamo appena annunciato questa sperimentazione dei concertini all'interno dei plateatici ogni mercoledì sera dalle 18.30 alle 21.30 fino alla fine di giugno, ma teniamo tantissimo ai concerti, i concerti in piazza, quelli che fino all'anno scorso abbiamo pensato solo durante il V-Off. Una cooperazione dal duplice scopo, fatta per aiutare anche gli artisti rimasti a secco da troppo tempo. Un'iniziativa per far tornare la socialità al centro delle aspettative di vicentini e turisti, invogliati così a godere e a sostenere le attività economiche del centro. Un modo per dire che la musica è cambiata, finalmente. Abbiamo strutturato questa iniziativa con i commercianti del centro storico, ma sono tantissimi anche quelli nei quartieri che si stanno dimostrando assolutamente interessati. È una sperimentazione che durerà fino a giugno, ma che poi proseguirà e che riguarderà anche i quartieri.